volta, quindi potrebbe essere anche un epic fail, non lo so, quando ho iniziato a girare il video non sapevo quale sarebbe stato il risultato, ma alla fine, come vedete, è abbastanza dignitoso. Voglio utilizzare per la prima volta i pastelli morbidi per cercare di rendere luminoso un disegno fatto sulla carta nera. E io ho questo album, o comunque uno sketchbook di Moleskine, e io ho disegnato praticamente una fatina che dorme e l'ho colorata solamente con i pastelli classici, quelli di legno, giusto come colore base. E poi ecco, volevo rendere tutto il disegno più luminoso. Questi pastelli morbidi sono fantastici perché praticamente non serve altro che le dita, o comunque se dovete fare magari delle zone un pochino più piccole, più particolari, magari un pennellino, o comunque poi potete anche ingegnarvi, basta anche un pezzettino di carta per sfumarli. L'importante è che comunque la carta che usate sia un po' ruvida, non deve essere particolarmente liscia. E secondo me comunque sul foglio di carta nero questi colori danno veramente il meglio di sé, secondo me. Come vedete basta veramente pochissimo per rendere tutto molto molto luminoso. E a me sinceramente è piaciuto tantissimo questo primo esperimento e ho voluto appunto fare una cosa semplice. Ovviamente è semplicissimo andare comunque a rendere un pochino più scure alcune zone, basta andare con un semplice pastello e il gioco è fatto. Secondo me è veramente molto interessante ogni tanto provare a fare qualcosa di diverso e io ho voluto provare appunto questa nuova tecnica. Ovviamente è l'inizio, devo migliorare tantissimo. Ho visto addirittura dei tutorial per creare degli sfumini di carta da utilizzare appunto per le zone più particolari, quindi per rendere i disegni molto più precisi rispetto invece all'uso delle dita, perché comunque sì, quando andavo anche a fare i bordi tipo qui dell'ala i colori un po' mi si spargevano un po' troppo attorno, però vabbè, non fa niente, come prima prova può andare. Ed è stato veramente molto molto divertente, soprattutto perché poi io in generale non parto mai con un'idea precisa di quale debba essere il risultato del mio disegno. Io inizio a disegnare, inizio a colorare, ma poi diciamo mi oriento un po' come capita durante appunto il processo, e anche in questo caso non sapevo bene cosa volessi fare, sono andata un pochino così a istinto. Come vedete basta aggiungere anche un pochino di arancio sui capelli e subito diventano molto più luminosi. È stato divertentissimo e soprattutto molto molto rapido. E poi ho utilizzato un pastello morbido di marrone scuro per creare delle zone un pochino più scure rispetto invece al nero magari del pastello di legno. Guardate anche solamente un pochino di rosa sulla guancia come rende subito il disegno più luminoso. Un pochino di rosa, ecco, proprio per illuminare, ed ecco qua che la fatina sembra già essere luminosissima. Il bianco poi è qualcosa di fantastico. Una cosa che non si vede sul video è che poi alla fine, a disegno finito, ultimato, ho spruzzato su tutto il foglio una lacca per capelli semplicissima per fissare i colori, perché essendo comunque delle polveri con il tempo poi comunque tendono a sparire. Basta quindi fissare il tutto
con una lacca per capelli che mi deve essere comunque a tenuta forte. Quindi ho spruzzato quella, lì per lì mi sono un pochino spaventata perché si era bagnato tutto il foglio, però poi ho visto che una volta asciugata è rimasto esattamente così. Quindi questo è un trucchetto che ho visto in un video e che secondo me insomma va fatto. Poi ecco, una cosa che mi è venuta in mente da fare durante il disegno è stato quello di creare questa specie di luce sfumata che dovrebbe, diciamo, sembrare un po' tipo l'alba, mentre dalla parte opposta ho creato invece, sempre appunto una semisfera, sui toni del blu, che dovrebbe invece rappresentare tipo la notte. Per cui la mia idea è stata appunto quella del passaggio tra la notte e il giorno, quindi è per questo che la fatina sta dormendo, perché è quasi giorno, quindi si sta per svegliare. E poi un altro tocco finale è stato quello di aggiungere questi puntini con una penna gel bianca e illuminarli semplicemente con il pastello morbido bianco, e come vedete sembrano davvero delle stelle. Quindi io non vedo l'ora di utilizzare questi colori anche per provare a fare la galassia. Secondo me verrà carinissima. Io comunque spero che il mio video vi sia piaciuto, che vi abbia ispirato, che vi abbia magari fatto conoscere questi pastelli morbidi che anche io fino a poco tempo fa non conoscevo. E quindi niente, grazie per avermi guardato, ascoltato. Sotto trovate i link per tutti i miei social. Vi aspetto quindi soprattutto su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao!